Bentrovati, in questo video vedremo come creare un modello 3D di una qualsiasi città grazie al software Blender, che è un software gratuito. Metterò il link nella descrizione del video, ma prima di poter aprire Blender e creare questo modello di città, dobbiamo preparare un po' i lavori. La prima cosa da fare è recarci su questa pagina dove scaricare in formato zip un plugin che è assolutamente utile e necessario per fare quanto dobbiamo fare. Questo plugin è Blender Gis e per scaricarlo basta andare a questa pagina qui, che io metterò ovviamente nel link in descrizione, cliccare sul link a tendina e scaricare il file zip che verrà scaricato sul nostro computer. Il secondo step è anche questo molto facile. Il plugin di cui abbiamo appena parlato sfrutta una API key personale che voi potrete generare andando su questo sito opentopography.org. Anche il link di questo sito viene messo nella descrizione del video. Andate a request an API key e vi verrà automaticamente generato un codice alfanumerico che è appunto la vostra API key e che poi andremo ad inserire una volta installato il plugin. Fatto questo, possiamo aprire Blender. Eccoci in Blender. L'interfaccia può sembrare abbastanza pesante per chi probabilmente lo apre per la prima volta, può disorientare certamente, ma noi ci limiteremo ad illustrare quello che ci serve per appunto portare a termine il nostro compito, che è quello di imparare e creare una città in 3D. Bene, come prima cosa ci troviamo davanti a questa schermata. Questo è un oggetto, una mesh, una forma solida, un cubo predefinito. Non ci serve, possiamo farne a meno. Ci clicchiamo sopra e con la tastiera schiacciamo Canch. Come potete vedere, in basso a sinistra del mio video potete vedere i tasti che utilizzo. Con il tasto destro del mouse, con il tasto centrale, scusate, se tenete premuto, potete ruotare la visuale. Se invece teniamo premuto Shift e quindi clicchiamo anche il tasto destro, facciamo il cosiddetto pan, cioè ci spostiamo. Questi sono, diciamo, i comandi veramente basilari e sono quelli che grosso modo ci servono. Poi il resto utilizzeremo il sinistro per la selezione, quindi faremo tutto in maniera molto semplice e appunto senza particolari difficoltà. Veniamo adesso all'installazione del plugin. Per installare un qualsiasi plugin in Blender, un plugin è un pezzetto di codice che sostanzialmente ci permette di ampliare le funzionalità di un software, in questo caso di Blender. È sufficiente cliccare qui su Edit, andare sulle preferenze, andare sugli add-on e se voi cliccate su installazione vi aprirà un Esplora risorse dove andrete ad installare il plugin. Quindi andate a cercare, è questo qui, Blender GIS. Quando voi lo vedrete sarà disattivato, quindi cliccate, sarà installato ma disattivato, cliccate nel quadratino e Blender lo attiverà per voi. Andando un po' giù, l'unica cosa che dobbiamo fare è sostanzialmente scegliere una cartella per mettere la cache, una qualsiasi cartella, magari anche una cartella appositamente creata nel nostro computer per ospitare la cache del programma e poi direi di a un certo punto mettere, qui non la faccio vedere perché ovviamente è la mia, però qui appena sotto avrete uno spazio dove copiare ed incollare la vostra API key generata da Open Topography. Una volta installato il nostro plugin, qui in alto, in questa seconda barra di menu orizzontale, comparirà una voce che si chiama GIS. Ora,
Se la prima cosa da fare è cliccarci sopra, andare alla prima voce e caricare quella che è una base map, una mappa di base. Lasciamo che la fonte sia Google, lasciamo che il layer sia satellite. Quando vediamo qualcosa, a meno che non lo dobbiamo modificare, possiamo non curarci di comprenderla a fondo. Però l'importante è che capiamo come arrivare a fare quello che dobbiamo fare. Caricherà una mappa del mondo. Cerchiamo una città, quindi cosa dobbiamo fare? La nostra visuale adesso si è spostata come diciamo perpendicolarmente al suolo, quindi questa linea verde è l'asse Y, questa linea rossa è l'asse X, noi siamo in corrispondenza dell'asse X. Con la rotella del mouse zoomiamo, con il tasto medio del mouse tenuto premuto col tasto centrale ci spostiamo e ci dirigiamo dalle parti dove appunto si trova Bologna. E qui ogni volta deve scaricare dei dati che andranno nella cache di cui abbiamo parlato prima, però dobbiamo zoomare, questa è Bologna. Bene, diciamo che abbiamo una buona panoramica della città, forse non è tutta, ma per adesso va bene. E a questo punto clicchiamo Esc. Blender ha così generato un piano, una geometria che è un piano, che praticamente ci permette, come vedete, di creare, ci cioè permette di, cioè, praticamente ci ha creato una sezione. Bene, ovviamente noi non vogliamo solo la foto satellitare, non vogliamo assolutamente solo la foto satellitare. Noi vogliamo anche certamente i rilievi. Per far questo ritorniamo nella, diciamo, visione ortogonale dell'asse X cliccando 7 sul nostro tastierino numerico. Andiamo sempre su GIS e ora voglio cercare gli OSM, ovvero tutte quelle strutture che ci permettono di avere una rappresentazione topografica della città. Clicco sul primo, voglio ovviamente le costruzioni, le case, gli edifici, voglio le strade, voglio il land use, diciamo, i luoghi di, diciamo, svago, i luoghi naturali, le ferrovie e le vie d'acqua. Clicco su OK. Diamo un po' di tempo al software di scaricare tutti i dati, ovviamente comprenderete benissimo che più la città è grande, più ovviamente bisognerà scaricare dati e quindi più tempo impiegherà il nostro download. Ecco che tutti i dati sono stati scaricati e sono state create delle forme solide in corrispondenza di quei dati. Come potete vedere, qui noi abbiamo una serie di oggetti che adesso sono selezionati, li vedete selezionati perché sono contornati da questo colore arancione. Ora abbiamo comunque sotto quella che è la foto satellitare. Possiamo nasconderla alla nostra vista cliccando su questa iconcina a forma di occhio ed essa scomparirà, quindi avremo semplicemente le forme geometriche. Abbiamo un gruppo di forme geometriche per ogni tipo di oggetto topografico che siamo andati a scaricare. Molto bene, non ha scaricato soltanto le forme, ma se voi notate ha anche proporzionalmente rispetto ai dati satellitari scaricato anche l'altezza degli edifici. Quindi qua si può vedere tranquillamente, questo è il centro di Bologna, qui siamo in prossimità della stazione. Se vogliamo essere un po' facilitati nella visione della distinzione, è sufficiente cambiare il materiale di default. O meglio, se io mi sposto qui e clicco qui, ho quello che è l'aspetto che deve avere il viewport è tutto quello che vedo qui in questa finestra dove mi sto spostando. Il materiale che vediamo negli edifici è rappresentato da questo qui che è grigio. Per semplificare, io clicco su random, ma è semplicemente un modo nostro per distinguere, non è il vero e proprio colore che poi andremo ad applicare. Lo vedremo, andremo ad applicare
successivamente. Una piccola annotazione. Gli edifici vanno bene, le zone, le aree in genere vanno bene. Soffermiamoci però sulle vie. Se io zoomo presso le vie, noteremo che queste sono semplicemente delle righe, scusate, delle linee. Ok. Come faccio a capire quale geometria sottostante le compone? Beh, non è tanto difficile. In questo caso dovrò cliccare Tab sulla mia tastiera e andrò in Edit Mode. Se riclicco vado in Object Mode, che era la modalità in cui eravamo prima. Ma se io vado in Edit Mode, vedo in realtà che queste strade non sono altro che una serie di segmenti. Non sono altro che una serie di segmenti. Io però non voglio una geometria, diciamo, praticamente monodimensionale, voglio che anche le strade siano rappresentate come solidi. Ora, per farlo, ritorno in Object Mode. Deseleziono le strade cliccando in un punto vuoto. Vado a guardare qui dove c'è il centro e quello che vado a fare è cliccare su Shift A. Shift A mi apre un menu dove io posso inserire, aggiungere degli oggetti che siano solidi, che siano delle immagini, che siano delle luci, che siano delle camere, che siano degli speaker, non importa. La facciamo semplice, voglio inserire una curva di Bézier, in particolare un cerchio. Dove si trova questo cerchio? Ruoto, vado sotto. Eccolo qui, scusate c'è un po' di clipping, ma è con S che praticamente la scorciatoia, il tasto scorciatoia per scaling, cioè lo allargo, mi tengo premuto S, il mouse va in questa modalità e allargo. Non lo allargo per chissà quale motivo, lo allargo per comodità. Molto bene, fatto questo, ora vedremo a cosa serve questo. Oggetto, questo cerchio di Bézier, vado di nuovo in Edit Mode, clicco su V, vado, lo metto in modalità Vector e lo ruoto di 45 lungo intorno all'asse Z. Come faccio? R per Rotate, Z per l'asse Z, 45. Come vedete, ora i lati sono perpendicolari, paralleli agli assi. Agli assi della X e Y. Fatto questo, torno in Object Mode, vado in S, cioè scalo di nuovo, lo faccio lungo l'asse Y in modo tale che un lato sia il doppio dell'altro, all'incirca. Ecco qui. Diciamo, in questo modo è più un classico rettangolo. Ritorno con Tab o cliccando da qui in Object Mode. Molto bene, arrivati a questo punto, torniamo alla nostra visuale, sempre utilizzando il tasto destro del mouse. Va bene. Fatto questo, io riseleziono le mie ways, due punti, highway. Vado su Object, faccio Convert e lo converto da mesh che è, cioè da forma geometrica, per quanto monodimensionale in questo caso, a curva. È stata convertita a curva e lo vedrete perché qui il segnalino è cambiato. Prima era un triangolo isoscele con la punta in basso, qui adesso appunto c'è l'idea di una curva. Andiamo giù, sempre tenendo selezionato, cioè abbiamo cliccato su questo e selezionato, andiamo giù e ci andiamo a posizionare sul Object Data Properties, che in questo caso ha appunto anche qui il simbolo di una curva. Vado giù, ho geometri, non, apro questo menu a tendina, però mi concentro su Bevel. Clicco sul sottomenu Object e dico che questa geometria deve essere istanziata secondo la forma che ho dato alla mia curva di Bézier. Come vedete, la
curva, cioè meglio, quei segmenti che rappresentavano le strade sono stati sostituiti con quella geometria che abbiamo dato al circolo di Bézier, iterata lungo la lunghezza delle strade. Ora però queste strade sono davvero troppo imponenti, sono troppo larghe. Come al solito, posso utilizzare una funzione di scaling, cioè, o meglio, semplicemente scalare, renderle più piccole, più strette. Schiaccio S, rientro in quella modalità e, o meglio, scusate, ho fatto un errore. Non devo scalare l'oggetto, ma devo scalare l'istanza del circolo di Bézier. Se io faccio così, essendo collegati, vedrete che le strade si rimpiccoliscono in maniera proporzionale. Quindi ho fatto un errore, può capitare anche a me. Non dovete scalare l'oggetto strade, ma l'oggetto istanziato in strade, che è quello che abbiamo creato, il cerchio di Bézier. E in questo modo le strade, diciamo, hanno una dimensione che è grosso modo corrispondente. Ora, il nostro cerchio di Bézier, che appunto ci dà la modalità attraverso le quali possiamo scalare le nostre strade, lo possiamo applicare per tutti gli altri oggetti che hanno tipo quello di essere Waze. Facciamo un altro esempio. Per esempio, prendiamo railway, le ferrovie. Anche qui, lo ripeto, questi sono semplicemente delle mesh monodimensionali, cioè una serie di segmenti e punti. Vado in object, converto questo oggetto in curva, quindi sto ripetendo la stessa cosa che ho fatto per le strade, in curva, ok? Mi reco nel data properties delle curve, anche qui. Vado sotto il menu Bevel Object, scelgo Bezier Circle e a questo punto anche qui clicco, non compio l'errore che ho fatto prima perché potrebbe capitare anche a voi. Clicco su Bezier Circle e le faccio più piccole. Le faccio più piccole. Ciò non toglie che possiamo creare anche, se ci conviene, un cerchio di Bezier da istanziare per ogni tipo, per ogni oggetto Waze. Ma ad ogni modo, in modo tale da poter avere più libertà, non vincolare a un unico cerchio di Bézier modificato tutti i nostri oggetti Waze, avendoli convertiti in curva. Potrei crearne uno appositamente, però insomma il processo è sempre questo, è inutile ripeterlo, e poi conviene sempre fare le cose di prima mano, in modo tale che ci si impratichisca. Detto questo, possiamo poi ripetere, ma non voglio dilungarmi, sugli altri oggetti. Per esempio, abbiamo le waterway, cioè le vie d'acqua. Abbiamo le vie d'acqua, lo facciamo anche in questo caso, magari. Quindi, che cosa faccio? Al solito, converto in curva. L'oggetto, qui devo mettere oggetto, qui devo mettere cerchio di Bézier. Vado sul cerchio di Bézier e lo allargo. Bene, e quindi si allargheranno anche le vie d'acqua. Bene. Ora torniamo alla visione iniziale. Ora torniamo alla visione iniziale. Nel senso che vado qui, vado allo shading, non voglio più il random, ma voglio material. Quindi ritorniamo a questa zona normale, cioè a questa colorazione monocromatica. Voglio adesso assegnare ad ognuno di questi oggetti un colore specifico. Per farlo è davvero molto semplice. Ad esempio, partiamo dall'oggetto edifici. Questo oggetto edifici va colorato applicando adesso un materiale. Per farlo, ci richiamo sempre qui in basso, però andiamo su Material Properties. Aggiungiamo un nuovo materiale. Questo materiale lo chiamo edifici. E non voglio veramente approfondire troppo, ma voglio semplicemente farli diventare rossi. Quindi andrò su Base Color e scelgo dal mio selettore esadecimale, RGB, quello che è, a vista, il colore rosso. E questi adesso, se io vado nella modalità Viewport Shading,
saranno rossi. Quindi questo è semplicemente un oggetto senza alcun materiale applicato in questa visualizzazione qui col cerchio pieno. Qui invece avrò che cosa? Avrò il colore, effettivamente. Vogliamo fare la stessa cosa per le aree naturali. Quindi farò clicco sempre sull'area naturale, faccio più, questo lo chiamo natura e questo lo faccio, diciamo, coerentemente verde, verde. Poi vogliamo ad esempio indicare le strade, anche qui lo posso fare, le strade, sempre stesso discorso, le faccio magari grigie. Ecco qui, grigie un po' più scure, così si vedono. Come vedete, ora sono grigio scuro le strade. Vogliamo modificare le ferrovie? Va bene, facciamo così. Le ferrovie possiamo farle di un colore a piacimento, per esempio arancione. Ecco qui che le ferrovie saranno in arancione. O l'ultima, waterway, sono le vie d'acqua. Facciamo vie d'acqua, lo facciamo ovviamente con colore coerente per capirci e lo mettiamo in blu. Forse non si vede tanto, ma qui c'è una via, scusate, una via d'acqua, ecco, si vede forse in questa zona qui ci sono delle vie d'acqua dei Fiumiciattoli, i famosi canali bolognesi. E con questo è tutto. Nel prossimo video ci occuperemo di mostrare come fare un rendering e copiarlo, cioè poi caricare l'oggetto su una piattaforma che ci permette la visualizzazione in 3D. Arrivederci quindi al prossimo video.